I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Telespettatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con DNA Saperi che colloquiano, un appuntamento nato dalla sinergia della Zikurat International Business e l'emittente televisiva regionale sulla quale siamo in onda TV6, che ringraziamo come sempre per la preziosissima collaborazione. Ideatore del format, il professor Marco Santarelli, che tra poco ci introdurrà al tema di oggi, come avete visto anche dalla copertina che abbiamo voluto dedicare a questa puntata. Si parlerà dell'Abruzzo e la comunicazione, quindi comunicare l'Abruzzo, questo è il titolo che abbiamo pensato per la puntata di oggi, proprio perché lo ricordo che DNA Saperi che colloquiano è un format che dà la possibilità di incontro e anche di confronto tra diversi saperi su varie tematiche di carattere giornalistico e culturale. Io passo subito a salutare i nostri ospiti con i quali affronteremo appunto l'argomento di oggi, una delle più grandi penne, possiamo dire, del giornalismo abruzzese, anche se non voleva che facessi questa presentazione, ma è proprio così, Saverio Occhiuto. Grazie, buonasera. È collaboratore attualmente del quotidiano Il Messaggero. Carmen Passariello, esperta di marketing territoriale e turismo, che ringrazio ovviamente per essere qui con noi. Alla mia sinistra, potrei anche non presentarlo perché è talmente conosciuto, ma insomma, troppo buona. Americo Carissimo, collega giornalista esperto della comunicazione. Buonasera a tutti. E Roberta Di Sante, coordinatrice redazionale del nuovo mensile DNA Saperi che colloquiano, omonimo della trasmissione, nonché addetto stampa della Zikurat International Business, della Santarelli Staff Research e anche giornalista televisiva. Come dicevo, allora, oggi parleremo della comunicazione dell'Abruzzo, soprattutto delle possibilità che ci sono nel fare veicolare quello che accade nei confini regionali, soprattutto da un punto di vista di uno dei settori più importanti dell'economia regionale, il turismo, quindi far veicolare quello che accade nei confini regionali anche all'esterno. Introduciamo questo tema con il professor Marco Santarelli, che vado a presentare, esperto di comunicazione interdisciplinare presso l'Università di Teramo, nonché associato dell'Istituto CNR e dell'Istituto Matematico di Londra. Leggo qui anche coautore scientifico di Margherita Hack per diverse pubblicazioni e redattore per note riviste di divulgazione scientifica. Allora, l'Abruzzo e la comunicazione, quella che poi diciamo è la promozione del territorio accostata anche alla notizia, quando la notizia è notizia nella giusta direzione e quando invece forse troppo rumore poi non raggiunge quello che potrebbe essere l'obiettivo che si è preposti. Sì, in questo caso diciamo che i discorsi sono due, perché purtroppo l'Abruzzo merita un discorso completamente a parte per quello che è successo negli ultimi anni. Ultimamente sto facendo degli incontri sulla comunicazione con Roberta Abruzzone, criminologa conosciutissima in ambito nazionale, e ci siamo soffermati su un concetto diciamo che è fondamentale per la comunicazione, ovvero il fatto che accade, quindi quello che viene proposto dall'ANSA in prima battuta, quello che il fatto è, quindi riuscire a raccontarlo in maniera in quattro righe, e quello poi che permette ai media di vendere, quindi l'attenzione che i media hanno per il fatto che è stato trasbordato, no, agli occhi, diciamo, prima di tutto dei giornalisti. Questo è un primo aspetto. In questa, diciamo, catena, quindi il fatto che è accaduto, come viene proposto e come i media ne recepiscono l'importanza, ci sono degli spazi in mezzo che sono molto fragili, sono dei confini molto labili, che ci fanno sembrare una notizia importante, tanto più che tanto importante che diventa molte volte molteplice, quindi da quello che è il suo significato autentico di un segnale che ci viene dato perché c'è qualcosa di importante da dire, diventa un rumore, certo, ovvero perché diventa una proliferazione di senso, quindi un continuo, no, parlare di quella cosa che da prima notizia passa a seconda, a terza e in coda ai telegiornali più importanti.
quando arriva in coda, quello che è la notizia si disperde attraverso dei particolari. Faccio un esempio concreto, Costa Concordia. Quello che è accaduto, ovvero il vero fatto che ci sono stati dei morti, perché i giornalisti qui presenti non possono negare che il vero fatto è quello, la notizia è quella, che purtroppo ci sono stati dei morti, il 15° giorno è diventato che il comandante aveva una relazione con una dipendente di Costa Crociere. Insomma, questo è sbalorditivo, perché effettivamente genera non più un'autenticità della notizia ma rumore. Quindi fondamentale disorientamento da parte del lettore. Un po' la spettacolarizzazione, no? Anche come è stata ribattezzata la notizia, tra l'altro anche tutte le foto che sono circolate sui social network, quello che poi esatto. Esce fuori non è la comunicazione verbale tra il comandante di terra e il comandante della nave. Quindi alla fine si è perso l'autenticità, che è il fatto che molte persone hanno perso la vita in questa cosa, e quello che viene spettacolarizzato. Parlavi di spettacolarizzazione, quindi è il trade union che purtroppo ci porta in questo senso in Abruzzo, in cui costruire una notizia diventa molte volte costruita, proprio perché noi abbiamo avuto degli eventi a livello nazionale, non per ultimo, purtroppo dobbiamo parlarne necessariamente in ogni trasmissione, quella del terremoto. È stata una cosa che è diventata a un certo punto, e penso che molti giornalisti se ne siano accorti, una vetrina di atteggiamenti. E questo ha portato il fatto che la notizia ancora oggi, perché invito a visitare L'Aquila, e sempre, io dico sempre quando sto fuori che mi domandano ma L'Aquila com'è, io dico che è come Beirut in questo momento il centro, effettivamente ha portato quello che era la notizia, quindi del dramma, ha portato alla mercé di una facile interpretazione. Quindi si rischia che quello che è un racconto di una cosa autentica diventi il racconto di una cosa troppo banalizzata a fini economici o certo. A quant'altro. Non per ultimo il caso Parolisi, che confine tra noi e le Marche, però siamo famosi per queste purtroppo. Questo è anche un modo per questi contenitori, diciamo soprattutto pomeridiani, di fare poi infotainment più che informazione. Lancio anche quest'altro argomento. Sì, effettivamente, poi molti certo, contenitori pomeridiani sono stati riempiti da di questi contenuti, da certo, situazioni che poi diventano precarie, perché non per ultimo, ritornando alla Costa Concordia, l'esempio dell'avvocato che è stato smascherato, che ha utilizzato attori per, insomma, penso che sia abbastanza. Saverio, è così, cioè la spettacolarizzazione della notizia, il giornalista oggi per cosa scrive? Cioè scrive per fare notizia, scrive per se stesso, scrive per il pubblico, anche pensando a chi è rivolta la notizia? Scusate, torniamo sempre lì. Cos'è che fa notizia? Cioè, che cos'è che fa notizia? La telefonata tra il comandante Sghettino e il comandante della capitaneria di Porto di Livorno è una notizia. Il comandante che dice torni a bordo ci... Certo, forse ha più notizia. Audience, non vediamo è un anche, dettaglio. Anche sui social network. Come, no? Come non è un dettaglio il fatto che il comandante, nel momento in cui la nave è affondata, stava nella plancia con la Moldava. Cioè, purtroppo non siamo ai margini della notizia, siamo dentro la notizia in questo caso. È chiaro che la prima notizia sono i morti, i 21 morti, ma poi la gente vuole sapere perché sono morte quelle persone. E questi, il fatto della, ecco, come la storia dell'Aquila. All'Aquila ci sono stati 306 morti per il terremoto. Però dentro questa notizia, una notizia è l'imprenditore che al telefono rideva mentre sì. Parlava con l'amico e diceva che bello, domani facciamo il business. Cioè, purtroppo. E qui è chiaro che noi abbiamo delle responsabilità enormi per quando raccogliamo le notizie, quando le riportiamo, però ci sono dei fatti oggettivi che il giornalista deve, ci sono delle notizie che non si possono nascondere. Cioè queste, tra l'altro, ecco, parlavi dell'attenzione, no? Che deve metterci il giornalista nel dare una notizia, perché ormai possiamo dire che siamo nella società dell'informazione oggi, perché siamo bombardati quotidianamente da tutti i mezzi di comunicazione, pressantemente forse anche a volte dalle notizie, e questo un po' va anche a condizionare poi quella che
la visione a volte a contrastare proprio la nostra percezione della realtà, quindi a volte si rischia anche di avere un'influenza negativa. Sì, questo... troppe notizie non sono, ma bisogna distinguere, saperle gestire, cioè, tra la comunicazione e l'informazione, cioè questo è, secondo me è importante, perché faccio l'esempio di quello che è successo l'estate scorsa in Libia, in Egitto, in Tunisia. Cioè noi abbiamo saputo, cioè il Bond ha saputo quello che stava accadendo grazie ai ragazzi che via internet, gli studenti universitari dell'Egitto. Sì. Se avessimo, cioè dall'informazione di regime, dalle TV locali, non avremmo mai avuto alcuna notizia. Quindi bisogna distinguere tra comunicazione e informazione. E l'informazione è qualcosa che attiene al mestiere del giornalista, della professione. La comunicazione è un'altra cosa ancora. Oggi siamo bombardati da notizie via internet, via Facebook, però sono altrettanto importanti. È chiaro che lì entriamo in un terreno pericoloso, ingestibile, perché bisogna stare attenti. Tu non puoi affidare la comunicazione a chiunque. Certo. Ecco perché è un mestiere. Non sempre ci sono i professionisti perché, del settore, purtroppo. Perché è un grande rischio. Però anche quella è importante, perché poi il lettore, diciamo il fruitore della comunicazione, sa poi scegliere. Ecco, un'attenta osservazione che facevi, vorrei girare la domanda ad Americo, esperto del settore comunicazione. Questa sottile linea, no, di confine tra la comunicazione e la pubblicizzazione, cioè oggi la comunicazione è un po' alla base di tutte di vari ambiti, cioè dalla politica allo sport, in qualsiasi ambito la promozione dell'immagine è alla base di tutta l'attività. Beh, gli studiosi, e a volte anche il giornalista si trova comunque, diciamo, in contrasto tra quello che l'organizzazione preme per far uscire come notizia, no, della stessa struttura, e quello che il giornalista invece intende come la vera notizia. Beh, la guerra fra le redazioni e gli uffici stampa, insomma, certo. Vecchia guerra. Quelli che andiamo poi a parare. Sì, guarda, chiaramente gli studi hanno già detto, esiste oggi l'extimité, non c'è più l'intimité, cioè si parla di esteriorizzare e raccontare tutto, dal tweet alla foto su Facebook, quindi proprio è stato definita proprio l'extimité, il desiderio di non avere un'intimità, invece di avere qualcosa da mettere in rete, online, questo, sempre e comunque. Facebook è lo specchio di tutti questi mali nel nostro tempo. Però c'è anche National Geographic, che è serissima come istituzione, come sito. Subito dopo la disgrazia della Costa Concordia, cosa ha fatto? Ha aperto un ricorso sul suo sito italiano, ha detto: mandateci video della disgrazia, che noi faremo un colossale documentario con la vostra partecipazione. Ecco, e parliamo del National Geographic, è chiaro che si vanno a solleticare gli archetipi, la nave maledetta, la storia torbida, gli intrighi internazionali, cioè è chiaro che questa storia ha prestato veramente, ha fatto la cassa di risonanza a quelli che sono forse gli istinti peggiori, ovviamente, di chi deve fare audience alla fine, né comunicazione né informazione, ma fare semplicemente audience, perché la gara a fare l'inquadratura in tutte le ore del giorno con la nave sullo sfondo, non è la battuta che è stata fatta al David Letterman Show, in cui si scherzava su Schettino, tutti i comunicatori l'hanno vista con amarezza, insomma tu l'hai vista sicuramente, ma è la gara chi fa l'inquadratura più poetica sulla disgrazia del gigante ferito, cioè questa, diciamo, la deformazione, veramente si cade appunto in National Geographic, la gara a chi manda il video più crudo, il video più drammatico, poi verrà montato come nel caso dell'11 settembre, che ha una sua filmografia ciclica. Sì, infatti, anche su Sky. Sky, cioè la gara a chi ha il documento, la registrazione più agghiacciante, più angosciante. Sulle cause poi dopo si vanno a vedere le cause, questo è il paradosso, prima si crea l'evento mediatico e poi si va a vedere, ecco, la causa. Questo per esempio, mettendo insieme un po' quello che abbiamo detto, può essere una deliberata disinformazione, dando dei mezzi di comunicazione a chiunque. Certo, è una mia provocazione questa, visto che abbiamo esperti del settore anche importanti, insomma. È una deliberata disinformazione o è qualcosa che viene costruito semplicemente per raggiungere poi un altro risultato? Questo ce lo chiediamo tutti, ce lo chiediamo in ambito politico, ce lo chiediamo in ambito di cronaca, ce lo chiediamo in attualità, nello sport, nella scienza. Ecco, proprio per quanto riguarda la scienza, l'importanza della comunicazione come fenomeno culturale e sociale,
lei attivamente ha un ruolo, diciamo, per quanto riguarda la divulgazione scientifica, con importante partecipazione anche con emittenti nazionali e internazionali, ricordo Euronews o Rai International. Come si riesce a comunicare anche la scienza, insomma, che è una cosa piuttosto complessa, in maniera reale e in maniera anche efficace poi per comunicare con il pubblico? Purtroppo comunicare la scienza è diventato quasi un paradosso. Perché? Perché non tutti hanno capito che, o quasi nessuno ha capito che la scienza è tutto ciò che fa ricerca per poi diventare dopo, in un secondo momento, applicazione tecnologica. Quindi tutto ciò che abbiamo tra le mani, dalla telecamera che mi è di fronte al telefonino, fa parte di una ricerca. Quindi quello è il primo gradino della scienza, ovvero sperimentare nuove cose. Il problema grande poi portarlo su grandi schermi, faccio un esempio, un emittente internazionale che tu hai nominato, quando io sono andato a parlare di energia, no? La prima cosa che hanno fatto, mi hanno piazzato un camice addosso, e questa è una cosa che è stata abbastanza, da un punto di vista mediatico, secondo me è stata abbastanza disorientante, perché effettivamente non era importante alla fine quello che io stavo dicendo, cioè era importante quello che io in quel momento diventavo per loro. E quindi il fatto poi di tradurlo in 11-12 lingue, dove no, io sono andato con i sottotitoli e quant'altro in questo ciclo, ha colpito molto il camice, perché l'idea della scienza, non come viene divulgata, ovvero del ricercatore gretto che sta lì sotto a fare delle cose per poi non uscire mai dal mondo. In realtà oggi la scienza non è più così, perché comunque tantissimi giornali stanno cercando di sdoganare questo concetto. È vero è che dall'altro c'è sempre il regno degli accademici, che un po' questa cosa la trattiene perché ha paura di far conoscere quello che sta facendo. Però la divulgazione è molto difficile. Margherita, con cui insomma ho collaborato e collaboro per le pubblicazioni, la prima cosa che dice è: non puoi divulgare una cosa se prima non l'hai capita tu. E quindi ci sono vari aspetti, no? Cioè, la devi capire tu, certo. Devi portare agli altri, e gli altri la devono recepire nel giusto modo. E in mezzo ci sono passare mezzi di comunicazione che vogliono stravolgere poi questo continuo scambio. Bene, proseguiamo subito dopo la pubblicità. A tra poco. Bentornati in studio, proseguiamo con affrontando le tematiche di comunicazione e promozione. In questa direzione va anche il nuovo progetto editoriale della Zikkurat International Business, DNA, dentro la notizia dell'attualità. Qui con noi c'è la coordinatrice di redazione, Roberta Di Sante, che ringrazio ovviamente per essere il nostro ospite qui oggi. Grazie a te. Un nuovo progetto editoriale che in qualche modo, ecco, veicola anche la nostra regione fuori confini regionali. Andiamolo a conoscere più da vicino. So che ci sono diverse sezioni, quindi saranno diverse le tematiche che potranno essere affrontate sulla rivista. Sì, hai detto innanzitutto benissimo, benissimo tu, perché DNA, questo è il nome che abbiamo scelto proprio per abbinarlo anche a quello che è questo contenitore televisivo, dandogli un sottotitolo diverso. DNA sta per dentro le notizie dell'attualità, e questo è il nome che abbiamo voluto scegliere, che abbiamo voluto dare a quella che è l'ultima fatica editoriale della Zikkurat International Business. Si tratta di una rivista
a cadenza mensile a carattere nazionale che veicola diverse tematiche, dall'attualità alla, molto spazio verrà dato anche alla scienza, alla cultura, all'informazione, business and economy, fino a giungere a quelle che poi saranno le pagine dello sport. Si divide, come hai detto anche te nella presentazione iniziale, in diverse sezioni, che appunto riguarderanno ognuna una tematica differente, con un focus anche relativo all'Abruzzo, un focus dedicato interamente a quella che è la nostra regione, proprio con l'obiettivo di veicolare quelle che sono le notizie locali in ambito poi nazionale. Quindi l'obiettivo è quello di partire dall'Abruzzo, quindi da tematiche che possono essere locali relative a qualsiasi tema, quindi all'attualità, alla cronaca, anche alle manifestazioni, alle problematiche, insomma in generale, per poi quindi prendere spunto da queste tematiche e andarle a veicolare approfondendo temi che poi sono di carattere generale e quindi utilizzabili anche a livello nazionale. Questo è l'obiettivo che ci poniamo. Ok, allora io direi di mandare in onda lo spot di questo nuovo mensile e poi rientriamo in studio per continuare a parlarne. Marco Santarelli, allora, diverse sezioni di approfondimenti culturali, tra l'altro sappiamo anche, lo possiamo svelare, che ci sono eccellenti firme sia nel mondo del giornalismo ma anche nel mondo degli studiosi. Come colloqueranno questi saperi tra di loro? Ecco, la prima cosa è ci siamo partiti da dati, ovvero abbiamo fatto un'analisi di settimanali, mensili, quotidiani, dove abbiamo visto, per esempio, che stiamo parlando quindi insomma di un giornale di, diciamo tra virgolette, di gossip, vende annualmente 314.566 copie. Quindi parliamo una cosa mastodontica, di più TV, che insomma è anche una cosa del genere, un contenitore, un magazine, ne vende 432.000. Il Fatto Quotidiano ne vende 71.000. Questo vuol dire che anche in questo caso la notizia va un po' frastagliata e quindi va individuato, tra virgolette, quello che dicevamo prima, e non so se tutti sono d'accordo, il mercato di provenienza, il mercato dove uno vuole andare, no? Diciamo così imprenditorialmente ad attaccare. Io che insomma seguo un po' la Ziggurat da anni, ho visto che il miglior, diciamo il core business, che poi business in realtà non lo è quello dell'editoria, proprio perché il nostro obiettivo è quello di veicolare le notizie, di pubblicare libri e di fare cultura attraverso delle cose, diciamo tra virgolette, intelligenti. Poi se lo sono meno lo rimettiamo ai lettori. Questa è stata diciamo la parte iniziale. Dopo, mano a mano, si sono consolidate delle partnership con giornalisti nazionali importanti, di Airone, Natural Style, del Sole 24 Ore, tra cui cito Federico Pedrocchi, insomma, che è anche conduttore di Radio 24. Il nostro direttore invece è Daniele Morgera, che è un autore RAI di Radio 1. E poi ovviamente ci sono firme anche locali. Insomma, c'è Antonio Bortolomucci di Mediaset, quindi parliamo... Tanti nomi noti, diciamo, tanti nomi anche del settore. Nomi del settore che, diciamo, in maniera intelligente, professionale, vengono a parlare di fatti proprio accaduti e questi fatti saranno sviscerati attraverso una riflessione. È una cosa molto importante a cui tengo particolarmente, che noi, tutto ciò che riguarda il quotidiano locale, tutti quelli che noi leggiamo giornalmente, per noi sono un grosso, come dire, valore aggiunto, perché il nostro è un mensile e quindi è qualcosa che va ad approfondire determinate notizie e quindi non parlerà di tutte le notizie. E l'Abruzzo, ovviamente, essendo la nostra sede, sarà un contenitore importante per delle riflessioni
importanti, perché portare un evento che viene fatto in Abruzzo e farlo reggere a Trieste o a Roma, dove noi siamo distribuiti, secondo me è la cosa migliore. Lo stile è propositivo, non è... Sì. Implicativo. Tra l'altro ci saranno, appunto, come dicevi bene anche tu, dei collaboratori locali, proprio perché sì, insomma, si tenderà a veicolare quello che accade nel territorio anche oltre i confini regionali. Questo è un altro argomento. È proprio come viene visto l'Abruzzo anche fuori dall'Abruzzo, ma anche fuori dall'Italia. E passerei qui, girerei la domanda a Carmen Passariello, di origine italo-venezuelana, da sì, tanti anni in Italia, esperta del settore, come diceva, del marketing territoriale. Come viene visto l'Abruzzo all'estero, per esempio in Venezuela? Allora, tengo a precisare che una delle colonie più importanti in Venezuela è la colonia italiana, di cui l'80% è di origine abruzzese. Questo già è un dato importante. Molto importante, sicuramente. Il mensile deve andare anche in Venezuela. È importante. E non solo un mio suggerimento dal punto di vista marketing a tutti i centri italiani all'estero, perché l'italiano, come tutte le comunità, tendono a grupparsi per collaborare dal punto di vista culturale, commerciale, anche dal punto di vista umano, personale, perché parliamo la stessa lingua e lo stesso linguaggio, che non sempre viene insieme. Il fatto di capirsi, il fatto di stare uniti, il fatto di passare la comunicazione, perché la nostra comunicazione è verbale, ossia è sperimentale. Caso specifico è l'immigrante di ritorno. Adesso l'Abruzzo l'abbiamo scelto come casa per diversi fenomeni socio-economici che si stanno presentando specificamente nel caso del Venezuela, e l'Abruzzo per passaparola lo abbiamo saputo come regione, perché anche se sono, nel caso mio, sono di origine italiana, non sono di origine abruzzese. E la colonia italiana all'estero non viene frazionata in regione, è una, che poi ovviamente microscopicamente ci sono le feste tipici, i santi tipici, i dolci tipici, tutte le cose. Però siamo una e ci spostiamo insieme quando è necessario, ci aiutiamo tutti quanti. Si fa sistema, quindi. Si fa molto sistema. Questo forse in tutto anche e per tutto. E c'è una caratteristica particolare, perché noi manteniamo, anche la mia generazione, io sarei già in questo caso una terza generazione, anche se mio padre e mio nonno sono italiani, però... cioè io sono nata là, prima generazione nata. Noi manteniamo i valori che ci hanno inculcato i nostri nonni, che sono quelli degli anni 50, la etica, il lavoro, la famiglia. O sea, in tal caso noi siamo più italiani degli italiani, più tradizionalisti dei propri italiani. Allora c'è un sistema di comunicazione molto potente. Da un'altra parte abbiamo un sistema di business molto americanizzato per la vicinanza, nel caso del Sud America, con gli Stati Uniti, e un sistema di interrelazione personale molto latino, molto sudamericano, molto immediato, molto caldo. Questo ci dà la facilità, appunto, di comunicare. Sì. Con il computer, il caso Facebook, che è un mezzo autonomo di comunicazione senza filtri, praticamente noi esprimiamo tutte le nostre esperienze nel posto dove andiamo, ed è veloce, è reale, in tempo reale. Ha nevicato oggi a Pescara, abbiamo messo la fotografia, e mi sono mangiata gli arrosticini, io non li conoscevo, qualsiasi. Li faccio vedere, li spiego. Ho conosciuto un borgo, ho messo la foto stamattina, già stasera a Caracas l'hanno visto tutti quanti, e penso che può essere una cosa molto interessante come risorsa l'immigrante in ritorno per comunicare l'Abruzzo all'estero. Certo, comunicare l'Abruzzo all'estero è anche in Italia in primis, poi vedremo anche magari con delle edizioni internazionali. Ed è anche l'obiettivo di DNA, che, collegandomi al discorso di Facebook, sarà presente ovviamente non solo in edizione cartacea, ma anche avremo un sito internet interamente dedicato con delle sezioni. Ovviamente daremo la possibilità ai lettori di interagire con la redazione attraverso newsletter, blog, insomma tutto quanto ciò che concerne questa cosa, e ovviamente saremo presenti anche sui social, perché oggi come oggi è impossibile non esserci.
Io mi volevo riallacciare a una cosa che, aveva detto, che ha detto Carmen poco fa, no? Il fatto appunto che questa mancanza, forse anche Saverio in Abruzzo, di un sistema, no? Perché io per esempio qualche giorno fa, proprio parlando dei social network, leggevo su un sito internet le 20 località consigliate più belle d'Italia da visitare almeno una volta nella vita, e mi sono stupita perché nonostante l'Abruzzo poi abbia tantissime bellezze paesaggistiche e non solo, mancava l'Abruzzo, c'era la Toscana come sempre, c'era la costa adriatica ma c'era Cattolica, mancava proprio l'Abruzzo. Io mi sono chiesta come mai, cioè cos'è che manca per veicolare l'Abruzzo, l'immagine dell'Abruzzo? Ma in Abruzzo c'è un problema, scusate, politico, cioè il dualismo tra il mare e la montagna, che c'è sempre stato. C'è questa sorta di campanilismo del territorio, questa divisione che ha sempre caratterizzato gli scontri anche in passato tra vecchi politici, Gaspari, Natali, D'Alfonso, Del Turco, anche per venire a casi più recenti. L'Abruzzo soffre molto di questa politica del territorio, dei campanili. Che è più forte che in altre regioni, più forte che nelle Marche, più forte che in Romagna, più forte che più si sale. È un po' un paradosso, nel senso che comunque potrebbe questo essere invece un punto di forza. Dovrebbe essere un punto di forza, cioè il Parco Nazionale d'Abruzzo è il più antico d'Europa. È stato istituito nel 1919. Non però, a caso in però, lo sanno in pochi, cioè ecco. È una notizia che... Però non a caso, dicevo, l'Abruzzo è considerato il polmone verde d'Europa, esatto. Non a caso. Ma anche venendo al business, all'agroalimentare, ai vini, no? C'è sempre, adesso un po' meno perché con la globalizzazione insomma è diverso, però c'è sempre la tendenza a coltivare, a promuovere il proprio ortigello. È vero. Io però aggiungerei anche un'altra spiegazione. Secondo me non c'è mai stata delle film commission abbastanza forti in Abruzzo, per cui la nostra regione, a parte le disgrazie, non entra mai in modo positivo nell'immaginario collettivo, come accade per la Toscana, per l'Umbria o per l'Emilia Romagna. Cioè non aver ospitato grandi registi, produzioni interessanti, diminuisce la percezione della massa per quello che riguarda i luoghi. Cioè tutti hanno in mente la Toscana, i grandi film, l'Umbria, da Firenze ovviamente, ma parliamo anche dell'Emilia Romagna, i film sul divertimento. L'Abruzzo invece è molto marginalizzato, quindi secondo me tarda un po' a entrare nell'immaginario collettivo, perché non si è mai saputo vedere come un lavoro di ciò che rimane appunto in positivo, anche se a parte le disgrazie. Di Sergio Leone, pochi sanni western all'Italia si giravano in Abruzzo, sì, i western. È una cosa che sa, adesso si parla della Puglia perché Vendolo è stato bravo, ecco, a vedi, promuovere. Allora vedi che un po' concordo su questa cosa. Le film commission hanno un grande potere, certo, sulla divulgazione tutto, turistica. Tutto serve oggi per fare business, per fare notizia. Loro sono qui, sono 20.000 i venezuelani, io l'ho saputo poco fa da Carmen, cioè io che faccio il mestiere, che avrei dovuto saperlo per primo. Ma cosa, non stai abbastanza su Facebook? Non stai abbastanza su Facebook? No, ci sto abbastanza su Facebook, ma non conoscevo questa realtà con questi numeri. Cioè che in Abruzzo, che ha 1.300.000 abitanti, ci fossero una comunità così popolosa di 20.000 venezuelani, è tantissimo il rapporto. Infatti il dubbio viene perché, per esempio, voi parlavate di Sergio Leone, ma mi pare che una parte del film di Aldo Giovanni e Giacomo è stato fatto qui. Ricordo anche una fiction di Canale 5 che è stata girata in Abruzzo l'anno scorso, una nota fiction di Cluny nell'Aquilano. Sono fatti occasionali, però non c'è una sistematicità. Infatti, il film di Cluny, ma anche la fiction è importante, cioè fare sistema, queste cose dovrebbero essere organizzate. Sì, anche nella cabina di regia del turismo. Però mi viene in mente il teatro, perché gli ospiti dei nostri teatri sono tutti ospiti importantissimi, dai Riccitelli Teramano al Marruccino di Chieti, sono ospiti nazionali importanti, con grandissima visibilità, dove noi non riusciamo a venderci se non l'intervista che lui viene, il giorno dopo ce la vendiamo sul quotidiano. Rimaniamo limitati comunque. E finisce lì, invece di dare anche qui non c'è dialogo, perché il Marruccino non dialoga col TSA dell'Aquila.
Pescara non dialoga con chi è un problema di base di... il premio Flaiano che è pescarese ma non è abruzzese, il premio Flaiano che si fa ogni anno sul cinema è un premio non è abruzzese ma è internazionale, è pescarese ed è internazionale ma non è abruzzese perché questo non problema... viene l'aquilano a vedere perché c'è questo campanilismo di... però anche gli stessi prodotti sempre tornando al discorso delle colonie italiane all'estero che sono alla fine sono i satelliti ripetitori in questo caso dell'Abruzzo all'estero, una pasta famosissima prodotta in Abruzzo che non nomino io ho saputo che era abruzzese in Abruzzo perché all'estero è una pasta italiana non è una non pasta è abruzzese, abruzzese. E ancora di più non si sa l'Abruzzo dove sta esattamente, molto orientativo. Certo, Carmen, molto dove sei? Sono a Pescara. Devi specificare. Dove sta in Abruzzo e dove sta? Dall'altra parte di Roma. Vicino Roma, esatto, sempre, sì, sempre perché lì. Perché se no non viene in automatico alla mente e questo è grave perché i prodotti che vanno all'estero devono avere una piantina dove sta l'Abruzzo. Magari un racconto piccolo della tradizione di quel prodotto, perché è quello che ti consente dargli un'emozione, collegarlo a qualcosa, se no non ti rimane impresso. Ma forse penso che il problema sia proprio quello del curare il proprio orticello, nel senso che ognuno forse ha questo interesse del curare il proprio spazio e diventa difficile a quel punto dialogare. Sì, però a questo punto non si può fare turismo, non si può fare commercio, perché per forza devi interagire. Si fa, ma si fa male, si fa in modo... Si deve interagire per forza. C'è anche un altro dato però che fa riflettere. Prima parlavo di questa notizia, no, che ho visto su internet, e invece ricordo qualche anno fa, nel 2010, se non erro, c'era il noto settimanale britannico, The Sunday Times, invece che annoverava l'Abruzzo proprio per le sue bellezze, una addirittura delle 20 mete turistiche a livello mondiale. Loro stanno quindi comprendo le case. Esatto, questo che significa? Fondi. Allora c'è più attenzione da parte della stampa europea rispetto a quella italiana. Cioè, sicuramente. Per esempio, mi pare che sia Santo Stefano di Sessanio. Sì, c'è un olandese. Un olandese che ha ricostruito. Sì. Ma anche pochissime persone sanno che Bush indossava cravatte fatte da un abruzzese, voleva solo quelle. Da un certo abruzzese di Montesilvano, se non mi ricordo adesso chi fosse. Americo, quindi trasformazione dei mezzi di informazione, allora forse non sempre equivale a una reale evoluzione. Ma l'evoluzione, ripeto, se è stato fatto nel passato questo errore di avere delle film commission forti che hanno fatto nascere, non so, il fenomeno del cinema pugliese, è nato un cinema pugliese, non so, dalla Capagira, film divertente su Bari, di Alessandro Piva, oppure Winspear con sangue di fratelli, cioè che ci parla della Puglia, del Salento, oppure i figli di Zalone. Cioè tu non fai vedere la tua regione in quelle che sono un po' le coordinate, le caratteristiche di un film che poi va in tutto il mondo, chiaramente poi parti svantaggiato a mio giudizio. Ripeto, poi facciamo il caso di Pescara. Pescara è stata vista in televisione, nella sua bellezza sicuramente, la sua Riviera Bella, col caso di Roberto Straccio. Allora, cioè, la maggior parte dell'Italia ha conosciuto, come sa bene chi lavora la comunicazione, Pescara, associata al suo bel lungomare, il luogo torbido del delitto, della sparizione, quindi questo è un danno mediatico. Civitella, che è una delle cose più belle che abbiamo in Abruzzo, è stata conosciuta col caso Parolini. È stato il caso Parolini. Allora, ne torniamo a parlare. Sarebbe stato, ecco, aggiungo solo una cosa: era meglio girare una fiction a Pescara in positivo o una fiction a Civitella? Certo, non uscire ci dobbiamo lasciare per qualche istante di pubblicità, tra poco.
Bentornati in studio, noi mentre appunto andava in onda la pubblicità abbiamo fatto, avuto anche l'occasione per fare qualche riflessione, no? Quelle cose che si fanno fuori onda, e uno dei dettagli che è venuto fuori è proprio, diciamo, forse accanto alla mancanza della comunicazione, del sapersi vendere, così volgarmente possiamo dire, c'è anche una mancanza di collegamento, no? All'interno proprio. Ci raccontavi la tua esperienza, Carmen. Io sono 6 anni che sono in Abruzzo, dicevo prima, e sono ancora turista. E mi piace essere ancora turista, perché poi magari chi viene da fuori ha più interesse in esplorare ogni parte del territorio, a capire, apprezzarlo. Ed è molto difficile spostarsi all'interno, perché magari un day tour, se io voglio comprare un biglietto, metti 10 euro, 15 euro un day tour, che mi includisca il pranzo e una visita, è impossibile. Se chiedi a un recepcionista in un albergo, perché anche se io ci vivo sul territorio, ma posso entrare in un albergo, andare alla reception, all'ufficio di turismo, scusa, che posso fare? E stanno disorientate. Allora la comunicazione, il marketing e la informazione deve partire dall'interno. Cioè, se tu vieni in Venezuela, io sono il tuo agente di viaggio in Abruzzo e ti dico devi andare a vedere la Casa del Libertatore e devi vedere il Museo di Arte Contemporanea, arrivi al posto che io ti ho indicato e li domandi a qualcuno che sta in zona, scusi, dove è questo? Non lo so. Quello ti inizia a fare una sensazione di paura. Certo. Allora, prima per tutto l'abruzzese deve sapere il territorio per poterlo esportare. E poi ci deve essere il meccanismo interno di informazione per poterlo esplorare senza rischi. Perché fin quando il turismo è poco come adesso, i rischi sono pochi. Più gente c'è, più aumentano i rischi. Uno che si perde, uno va a capitare in un bosco con un orso. Può capitare perché c'è diversità di turisti, o sea, ci sono turisti di alto rischio, bisogna essere pronti, il vecchietto, diciamo, a recepire qualsiasi la scuola tipo con di i utenza. Bambini, la coppia in viaggio di nozze, tu devi essere pronto per accogliere queste persone, però l'informazione deve partire all'interno, segnaletica, una piantina, o sea, usare le pensiline dei pullman con le piantine, cioè uno sta in una pensilina, deve prendere un pullman, il pullman uno non sa dove va, certo, che percorso fa. In altre fa. Città non è così è impossibile, fuori. Bisogna creare un sistema di comunicazione. In altre città questa cosa è comprensibile, basta insomma dire che siamo veramente casello dalla A24 a 1:10 da Roma e riusciamo a complicarci la vita anche su quei tragitti, perché sono degli orari imposti in cui non abbiamo quella libertà assoluta per raggiungere una città che abbiamo a 4 passi. Questo ci fa capire tutto. Ci sono dei servizi che sono nati in più, ma il problema più grande è che nelle altre città i problemi ci sono, non è che non ci sono, che in Abruzzo i problemi sono così grandi. Il problema è che anche i piccoli problemi diventano, scusate il gioco di parole, grossi problemi. Cioè spostamenti tra piccole città, anche Pescara, Teramo, che comunque c'è un treno che funziona, comunque col pullman diventa un problema. Se uno non può prendere il treno per vari motivi, col pullman diventa un problema. Sì. Ne sa qualcosa anche Saverio? Noi diciamoci per un turista che viene da fuori, perché è complicato anche per noi stessi. Abruzzesi, certo. Dicevo, ne sa qualcosa anche Saverio, perché ci ha dovuti raggiungere in treno e pare che l'abbiamo salvato dall'autobus. L'abbiamo salvato, siamo riusciti a salvarlo. È arrivato il prode. Ma prima che sbagliasse autobus, siamo riusciti. Chissà dove ti portavo. L'abbiamo recuperato per fortuna. Diciamo, Roberta, che forse la rivista DNA, che al suo interno, tra le varie rubriche, anche questa dedicata alle meraviglie d'Italia. Il primo numero sarà dedicato all'Abruzzo, quindi meraviglie d'Abruzzo. Forse potrà fungere anche un po', no? Da collante per... Assolutamente sì, anche perché ecco, questo è un altro obiettivo, quello di veicolare un po', oltre a quello di veicolare l'Abruzzo, anche ricollocare un po' quella che è la nostra regione in ambito nazionale. E anzi, di rubriche ce ne saranno tante. Noi, scusa se ti interrompo Roberta, chiediamo anche agli ospiti
che chiamiamo in trasmissione, di darci una mano, perché la prima cosa che ho detto prima, ed è una nostra mission assoluta, perché non significa che abbiamo un direttore che fa l'autore Rai, abbiamo la puzza sotto al naso, anzi ci mettiamo a completa disposizione di quelle associazioni, giornalisti importanti che hanno qualcosa da dire, per far sì che la nostra rivista cresca insieme al territorio. Anzi, non riusciamo ad essere migliori di altri, forse dobbiamo imparare molto, però da questo punto di vista spero che la rivista riesca ad aprire le porte a chiunque abbia da dire qualcosa di serio e concreto per la nostra regione, quello che diceva pure lui prima, cioè sproniamo Roma a portare una fiction qui, facciamo una petizione su questa rivista. Americo, casomai sul Ponte del Mare, prima ma ci il Ponte del Mare, mi fate parlare di Pescara, io ho detto, mi sono dispiaciuto, dicevo che Pescara siamo andati fuori dai TG nazionali con una riviera che per me è meravigliosa, però in occasione della disgrazia del caso di Roberto Straccia. Cioè il caso del Ponte del Mare, che sicuramente è un ponte utile, ma forse era più utile fare un dragaggio e rendere il porto agibile, ma la cosa secondo me forse più grave è che questo Ponte del Mare, che è tanto carino, però somiglia un po' troppo a un altro ponte che sta a Strasburgo, è il Pont de Rive, che è stato costruito prima o dopo? È stato costruito prima, è Marc Nimram, che è un grande architetto francese specializzato proprio in ponti ciclopedonali, e il progetto è molto simile, e questo è un po' inquietante, nel senso che poi sarebbe stato meglio dire facciamo un ponte che si ispira alla grande cultura architettonica francese, no? Che guarda Nimram, guarda Calatrava, più che dire il ponte è nostro, cioè era meglio dire c'è un'idea simile, ecco, magari non voglio dire un ponte uguale, che non sono un architetto, non posso andare a vedere i dettagli planimetrici, eccetera, i dettagli appunto strutturali, però chiaramente poi è inquietante vedere un ponte che è fotografato è uguale, ecco, insomma io lo dico così, è uno sbaglio, cioè uno sbaglio d'immagine secondo me, ecco, magari una cosa giusta, un ponte ciclopedonale, anche se un po' strozzato dalle case, ma non crea secondo me poi quell'immagine che forse Pescara meriterebbe per fare il caso di Pescara, comunicata nel modo giusto, ecco. Che poi succede comunque sempre un po' così, no? Cioè anche con la moda, per esempio, viene in mente, no? Cambiano, passano gli anni, poi gira e rigira, si copia un po', no? Sempre. Formula ciclica. Anche i giornalisti copiano le notizie, Safario? Ecco. A volte, questa copia e incolla. Dove sta andando la stampa oggi, la comunicazione? Ma la stampa sta vivendo una fase di trasformazione epocale. Cioè la carta stampata è destinata a morire per passare sull'online, su internet. Il Corriere della Sera nel 2014 sarà il primo giornale a fare a meno della carta stampata e a trasferirsi direttamente sull'online. L'ha già annunciato. Questa è una grande notizia. Negli Stati Uniti hanno già fatto un sondaggio un paio d'anni fa dove dal quale risulta, è emerso che fra 7 anni la carta stampata scomparirà completamente. Sì, ma vabbè, basta vedere la velocità poi dei social network, no? Cioè oggi quello sì, che fa notizia, più che altro opinione, più che notizia. Per esempio la rivista Science ormai dagli stessi, diciamo, le referenze scientifiche anche a chi pubblica online. Questo secondo me è una grossa svolta epocale, secondo il mio punto di vista, per quei grandi baroni sia della comunicazione che dell'università e quant'altro, perché finalmente arriviamo ad un punto in cui non per forza devi fare l'articolo sulla rivista, che per fartelo accettare devi scavalcare le montagne oppure raccomandarti a qualche direttore, ma riesce, no, attraverso la tematica del blog a interagire di più. È normale poi che spero che ci sia una demarcazione tra chi fa notizia e chi è bravo a fare notizia, che è importantissimo, no? Certo. Perché Roberta, tra l'altro, appunto, DNA, la rivista, ha scelto di essere non solo un cartaceo, no? È anche... Esatto, sì, diciamo, lo stavo dicendo anche prima. In parallelo a questa trasmissione. Sì, tra l'altro, appunto, stavo proprio dicendo questo, è collegata appunto a questa trasmissione, e quindi ci sarà anche all'interno della trasmissione stessa un contenitore dedicato alla rivista. Quello che volevo dire è che l'unica, appunto, informazione, ricollegandomi a quello che diceva il collega, l'unica informazione che poi comunque resta a livello cartaceo ed è ancora importante, valida, è proprio quella relativa all'approfondimento.
ed è proprio questo che DNA si propone di fare, cioè vuole essere una rivista proprio di informazione e approfondimento culturale, proprio per andare a scavalcare quelli che sono tutti i dogmi dell'informazione attuale. Oltre ovviamente ad avere poi dei contenitori anche online dove verranno inserite pillole di quelle che poi invece conterrà la rivista mensile. Benissimo, il tempo corre, cioè anche in questa puntata purtroppo siamo giunti quasi a chiusura, quindi mi fa piacere perché vuol dire che gli argomenti trattati sono veramente interessanti e spero anche utili per gli spettatori a casa. E volevo fare un saluto con tutti voi, una riflessione da parte di tutti, partire proprio con Roberta. Qualche piccola chicca, anticipazione, il mensile uscirà proprio a fine aprile per quanto riguarda l'Abruzzo. Per quanto riguarda, guarda, ti dico innanzitutto, torno alla rubrica di prima, dicevamo Meraviglie d'Italia, il primo numero che ovviamente uscirà a fine aprile, lo troverete nelle edicole sia abruzzesi che a livello nazionale, tratterà proprio l'Abruzzo, quindi sicuramente... Poi ci saranno anche gli scorci di tutti gli altri paesaggi d'Italia, ma iniziamo con quella che è la nostra regione. Ovviamente ci saranno anche altre rubriche, professione profiler, che è la rubrica curata di criminologia curata da Roberta Bruzzone, con la quale poi si potrà anche interagire e quindi porre anche domande. Domande e risposte. Sì, sì, domande relative a quelli che sono i casi di cronaca più importanti a livello nazionale. Ci sarà una cover ogni volta dedicata ad un personaggio di carattere nazionale e internazionale che si è distinto in quello che è il suo settore di lavoro, di comunicazione, insomma di qualsiasi genere, oppure dedicata ad un evento, anche questo di carattere nazionale o internazionale. Ci sarà la rubrica curata dal nostro Marco Santarelli, non so se vuole dire qualcosa lui. Sì, poi glielo faremo dire in chiusura. Ci non anticipo altro, spero anche che lo sport. Sicuramente anche sì, lo sport sportiva, curerò la pagina sportiva, quindi ci saranno molto interviste, sentito, approfondimenti anche in questo caso. Amerigo, costruiremo un secondo ponte sul mare o continueremo su questa intanto strada secondo cerchiamo te? Cerchiamo di far uscire pescherecci, di evitare che si incaglino navi. Io ripeto, pescare è un peccato che il porto non abbia, vabbè, le navi da crociera, a parte la disgrazia della costa Concordia, vabbè, e Pescara è venuta meno ad essere una delle tappe possibili delle navi da crociera. Navi da crociera, questo è un danno gravissimo perché vanno ancora a Bari, quindi Pescara dovrebbe rilanciare un po' il suo porto, l'aeroporto qualcosa sta facendo. Ma senza questo salto di qualità strutturale per l'economia sarà veramente dura. Insomma, a parte poi il discorso dell'immagine, su cui tutti i campanili, come diceva giustamente Saverio, devono mettersi d'accordo per tenere su l'immagine, altrimenti vengono fuori solo nelle disgrazie dei telegiornali. Carmen, riusciremo a portare sempre più turisti qui in Abruzzo? Come no? Casomai mettendo all'opera anche le donne, no? Perché le donne hanno sempre un ruolo di secondo piano, forse invece il senso pratico della donna, turismo e donna, possiamo... Come no? È un modo di rallacciare le tradizioni, collegarsi l'Italia con tutto il mondo attraverso i circoli italiani all'estero, che è una grande famiglia e un grande ripetitore. Penso che bisogna approfittare le colonie di immigrati in Abruzzo in questo caso, e più turismo partendo dall'interno per poi esportarlo. Saverio, invece una domanda mi è tornata proprio in mente adesso, una cosa che mi hai raccontato qualche giorno fa, no? Sei stato in una scuola un po' come docente a raccontare poi la tua esperienza, la lunga esperienza giornalistica ai ragazzi delle scuole medie. Medie, sì. E mi hai raccontato, c'è cioè, una domanda piuttosto curiosa, poi una cosa che fa riflettere, no? Sì, una ragazzina mi ha chiesto perché, dandomi del tu e indicandomi col dito in maniera inquisitoria, mi ha detto... Perché tu, quando succede qualcosa a un rom, tenete la notizia una settimana sul giornale, invece se succede una cosa a te o a me o a uno di noi, una persona normale, sparisce così dopo un giorno, no? È la ragazzina di 12 anni che fa una domanda come questa in una scuola dove si fa integrazione sui rom, insomma è stata abbastanza interessante e mi ha fatto riflettere perché effettivamente è così. E se un rumeno ubriaco investe una vecchietta sulle strisce e la coppa, il titolo viene sparato a sei colonne sui giornali.
se succede a un diciottenne figlio di papà, magari conosciuto, magari il papà fa il notaio, il pulito finisce sulle brevi, esatto, trafiletto. Il trafiletto in piccolo. Questo, torniamo al discorso di cosa fa notizia e cosa non fa notizia. Anni fa, per esempio, abbiamo fatto un convegno su questa cosa. Ci sono stati sociologi che hanno parlato di questa cosa in maniera molto approfondita. Certo, noi l'abbiamo ribadito anche nel corso delle nostre altre trasmissioni. Purtroppo dobbiamo chiudere, il tempo a nostra disposizione è finito, ma ci ritroveremo nei prossimi appuntamenti con DNA Saperi che colloquiano. Io saluto i telespettatori, ovviamente saluto i nostri ospiti e un ringraziamento particolare a loro che ci hanno aiutati, ecco, in questa puntata anche oggi. Arrivederci a tutti. Halo, I got my aim.